5 motivi per passare alla Sony A7 IV. La domanda che praticamente ogni possessore di Sony A7 III si sta facendo in questo momento è: ma conviene passare alla Sony A7 IV e vendere la mia A7 III? Beh, cerchiamo di dare una risposta. Al netto di qualunque mia considerazione, si dà per scontato che ogni fotografo conosca la propria fotografia e conosca le proprie esigenze, quindi solo personalmente, con le proprie conoscenze, può dare una risposta a questa domanda. Però io cercherò in qualche modo di aiutare e dirvi quali sono, diciamo, 5 caratteristiche, 5 ragioni per cui una A7 IV potrebbe essere un buon upgrade ad una A7 III. Prima di cominciare, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere un like al video, condividerlo. Se volete supportarmi e fate acquisti su Amazon, uno qualunque per qualunque importo, vi invito a utilizzare il primissimo link che trovate sotto in descrizione. Il primo sotto in descrizione, mi supportate col canale, non vi costa assolutamente nulla. Date un'occhiata alla descrizione che non è stata messa lì a caso. Ci sono link interessanti, consigli per gli acquisti, i link Telegram di offerte giornaliere su Amazon, i miei link Instagram e un sacco di altre cose. Dateci un occhio. Primo motivo: ISO, gamma dinamica, ma soprattutto megapixel. Se pensate che i 24 megapixel della 7 III siano un pochino stretti, croppate, raddrizzate, insomma maneggiate la dimensione della vostra fotografia, ecco che forse i 33 megapixel della Sony A7 IV potrebbero fare al caso vostro. 33 megapixel sono 9 megapixel in più rispetto ai 24 della 7 III, ma con la stessa gamma dinamica e presumibilmente le stesse caratteristiche ISO, qualitative ISO della A7 III, quindi con nessuna perdita in termini, insomma, di qualità d'immagine, anche alzando appunto gli ISO. Si vedranno poi con le varie recensioni che arriveranno nei prossimi tempi, ma è presumibile che non solo si avranno le stesse qualità della Sony A7 III, anzi si potrà avere qualcosa di meglio alzando appunto di ISO. Da non sottovalutare poi i 15 e più stop, come dice Sony, di gamma dinamica, che se nelle vostre foto, insomma, cominciate a vedere che è necessario mettere mano a luci, ombre, o comunque la dinamica delle vostre foto è un pochino legata anche alle caratteristiche della fotocamera, ecco che forse questi 15 stop di gamma dinamica potrebbero tornarvi veramente utili. 2. Autofocus. L'autofocus della 7 III, lo sappiamo, è un autofocus veramente eccezionale, tra i migliori che si possono trovare direttamente nelle fotocamere in commercio, ma con la A7 IV Sony ha voluto fare qualcosa di più. Infatti, se il tracking dell'occhio, il tracking del soggetto e il tracking comunque di animali, compresi anche gli uccelli, sono una cosa che in qualche modo potrebbe fare la differenza per le vostre foto, beh, ecco che forse l'acquisto di una Sony A7 IV potrebbe essere da prendere in considerazione. Altra piccola nota: se notate che effettivamente molte delle foto in cui il tracking dell'occhio o comunque l'autofocus basato sul rilevamento del viso o dell'occhio ha fatto in qualche modo cilecca con la vostra A7 III, allora con la A7 IV potreste effettivamente trovare una marcia in più per determinate fotografie, quindi sicuramente farci un pensiero. Ma se il vostro workflow non contempla necessariamente l'utilizzo di fotografie scattate in RAW, quindi lavorate anche in JPEG, ecco che il terzo motivo potrebbe essere buono per cambiare la vostra A7 III, perché i nuovi preset che ci sono all'interno della nuova Sony A7 IV sembrano promettere veramente risultati molto soddisfacenti direttamente on camera. Quindi, se siete fotografi ad esempio sportivi o avete necessità di prendere il JPEG direttamente dalla macchina fotografica e spedirlo a qualcuno, o comunque non scattate semplicemente in RAW, ecco che questi preset possono in qualche modo darvi una mano e per ottenere direttamente una fotografia quasi del tutto utilizzabile, anzi senza quasi, direi del tutto utilizzabile, a seconda naturalmente delle esigenze personali. Ma se la 7 III l'avete utilizzata anche tanto per i video, anche lato video la A7 IV offre veramente
delle caratteristiche impressionanti e delle grandi novità. Sì, la A7S3 è decisamente migliore, ma soprattutto per quel che riguarda l'utilizzo di determinati codec e l'utilizzo di determinati formati, che comunque in diversi casi vengono riproposti anche sulla A7 IV. Teniamo presente che la 7.4 è capace di registrare in 422 10 bit, che significa una grande maneggevolezza nello sfruttare le caratteristiche della registrazione. La A7.4, il sistema di raffreddamento è ripreso dalla Alpha 1, quindi ancora non si sa effettivamente quanto si possa registrare, ma a quanto pare la registrazione è particolarmente estesa. Quindi, se il nostro più grande problema è andare oltre i canonici 30 minuti di registrazione o anche meno in certi casi, con dei formati un pochino più spinti, ecco che il problema potrebbe essere risolto proprio con la A7 IV. Ribadisco che sempre comunque bisogna provare la fotocamera per capirne le caratteristiche. Da non sottovalutare poi il focus breathing, che digitalmente praticamente Sony è riuscita a contenere questo difetto con determinate lenti. Sony dice con le lenti originali naturalmente che produce, però a quanto pare questo focus breathing è estremamente contenuto e dall'esempio che ci ha fatto vedere appunto Sony sembra quasi del tutto annullato con determinate lenti che magari non sono prettamente specifiche per il video. Ed ecco che se vi trovate effettivamente a utilizzare delle lenti che non sono specifiche per il video e che quindi soffrono di questa caratteristica, e vi capita spesso che si trovino a focheggiare e quindi a cambiare la dimensione dell'inquadratura, questa potrebbe essere veramente una grande novità introdotta con questa nuova Sony A7 IV. Quinto motivo, ultimo ma non ultimo, se oltre a video, oltre a foto, che tra l'altro sono personalizzabili a seconda insomma dell'utilizzo che se ne fa con lo switch apposito, quindi avremo una configurazione per il video e una configurazione per le foto, quindi se fate tutte e due le cose ecco che vi troverete sicuramente molto meglio con una 7.4. Se non solo fate foto e video ma fate anche live streaming o comunque registrazioni su computer, ecco che la versatilità della Sony A7 IV si fa assolutamente vedere, perché con lo schermo orientabile come punto di partenza subito si capisce che c'è una predisposizione nella registrazione video e anche nei live blog, quindi quando ci si deve inquadrare si deve registrare la propria faccia e parlare all'interno della fotocamera. La possibilità poi di collegarla in altissima velocità ad un computer tramite la porta USB-C a 10 megabit, ecco che abbiamo la possibilità di fare dei live streaming o delle registrazioni direttamente da computer senza l'utilizzo magari di una fotocamera, di una webcam esterna o di un'altra fotocamera che può essere magari un pochino limitata nella risoluzione e nelle caratteristiche. Tra l'altro i preset all'interno della 7.4 possono essere utilizzati tranquillamente per la registrazione ed ecco che ci possiamo trovare ad effettuare dei live streaming con la A7.4 con dei preset, quindi con un mood sicuramente più accattivante, interessante per i nostri spettatori, e alla fine queste caratteristiche sono caratteristiche che si integrano perfettamente con una fotocamera appunto non dedita soltanto a fotografia e video, quindi benvenuta anche per queste caratteristiche di streaming e di live recording. Ma queste sono solo alcune delle caratteristiche che caratterizzano appunto questa nuova Sony A7 IV. Ce ne sono molte altre che onestamente per mio parere giustificano anche un prezzo tutto sommato abbastanza contenuto per una fotocamera che offre queste caratteristiche e che probabilmente sarà anche destinato ad abbassarsi nei prossimi mesi. Vi ricordo che la consegna comunque delle fotocamere della 7.4 è slittata per i problemi che conosciamo già a qualche mese, quindi potremo avercela in mano non troppo presto, ma sicuramente è un upgrade valido se le caratteristiche citate poco fa rientrano insomma nelle vostre
vostre corde. Fatemi sapere cosa ne pensate, scrivetemelo sotto nei commenti. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere un like al video, date un'occhiata alla descrizione che non è messa a caso, insomma le solite cose che conoscete, ma noi naturalmente ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!